Sarò sincero con voi, in questo momento sono confuso. Qualcuno mi spiega cosa diamine sta succedendo in questa immagine? Perché sto vedendo una donna cane? Che cavolo è un centauro? Anzi, altro che tauro, cane. C'è un cane. C'è un cane. C'è un cane. Ok, oggi ho trovato questi siti che affermano che queste immagini le possono capire soltanto le persone geniali. E quindi... clickbait, arrivo. Allora, se non sbaglio, ho già avuto a che fare con argomenti del genere, ovvero con illusioni, quindi, cioè, ragazzi, scusate, ma come mi si può battere in queste cose? Cioè, è ovvio che c'è un cane dietro la signorina che, sapete, sta lì a fargli da zampe extra. Qui il problema è che l'immagine è di qualità scarsa e per questo sembra un tutt'uno e vi giuro che a prima vista veramente non avevo capito. Infatti inizialmente pensavo che il cane fosse davanti a lei, non dietro, e stavo cercando il muso, ma non lo trovavo. Comunque, se credete che la prima immagine sia una cosa intripposa, non avete ancora visto questo. Cosa sta succedendo? Wow! Allora, questo che state vedendo in realtà è un pavimento dritto. Infatti le mattonelle sono state disegnate sopra adesso, ma questa cosa sta dando un fastidio tremendo ai miei occhi, ve lo giuro. Immaginate se attraverso questo corridoio dovesse passarci una persona ubriaca. È la fine, è spacciato. Ragazzi, avrei difficoltà io stesso a camminare dritto su una superficie del genere. Pensate a una persona brilla. Finirei per ribaltarmi, io già lo so. Più che altro la mia domanda è: ma dall'altra parte l'effetto è lo stesso? Ovvero anche dall'altra parte vedono tutto storto? Oppure soltanto dalla prospettiva dell'entrata? Non lo so. Secondo me soltanto da una prospettiva, effettivamente. Questa immagine è bellissima. La sto adorando. Quando il padrone e il suo cane diventano una cosa sola. La cosa più disturbante è che, nonostante tutto, sembra effettivamente un essere umano anche con la bocca da cane. O forse in realtà è un altro di quei filtri su Instagram, che ne so. Oh mio Dio, cosa sto vedendo adesso invece? Ragazzi, che figata! Ok, questa immagine è perfetta. Non so cosa ci dovrebbe essere da capire in questa immagine, ma nonostante tutto adoro. Perché gli animali che ho avuto io in vita mia non hanno mai fatto cose del genere, però? Voglio sapere. Ma poi chi non lo vorrebbe un gatto DJ? Miau Mix. Perché devo fare sempre battute tristi? Vabbè, prossima immagine. Oh, wow! Sì! Allora, questa che cavolo è? Sono due zebre, vero? Che figata! Ma non è che in realtà è un'immagine messa a specchio? No! Non è messa a specchio, perché le strisce sono diverse. Wow! Questo secondo me è un esempio di tempismo perfetto. Cioè, quando riesci a beccare le due zebre che si allineano perfettamente... Anzi, quasi quasi sto vedendo la bocca dell'altra, ora che la riguardo bene. Forse in realtà è una zebra mutante. Oppure zebra siamese, con due corpi e una testa. Madonna, che brutta cosa da immaginare, veramente. No, io sono serio, queste sono tutte immagini che a prima vista sono delle cose bruttissime. A parte il fatto che non sto capendo come si è messo il cane, perché è direzionato verso il muro, ma la testa sta guardando dall'altra parte. Oddio, aspettate, fermi un attimo, no, veramente non sto capendo. Ha la testa piegata di tipo quanto? 120 gradi? Non va bene questa cosa? È il primo esemplare di cane gufo che vedo. Non è che magari in realtà ci sta un altro cane là dietro? No, non è un altro cane, è veramente un'altra persona così a caso. Quando l'immagine cerca di fregarti facendoti credere che la testa dell'umano sia in realtà la testa del cane, ma tu freghi l'immagine fregandoti da solo. Non capisco la fisica di queste cose. Va bene, questa immagine la so, l'ho capita, ma nonostante tutto non ho capito come faccia il cane a rigirare la testa di così tanto, non lo voglio sapere. Aiuto! La donna piede? Sì, sei tu? Non so se stesse danzando mentre le hanno fatto la foto, ma io ve l'ho sempre detto che la danza vi fa perdere la testa. E nel peggiore dei casi ve la sostituisce con un piede. E poi è un problema. Che poi, se ci credete abbastanza, il suo piede sembra quasi una faccia. Cioè, sto vedendo gli occhi. No, sarò sincero, più guardo questa immagine più divento scemo. Andiamo alla prossima. Oddio, questa immagine sembra essere quasi in 3D. Ah, o no? Sento la demonetizzazione. No, 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 prossima immagine, prossima! Questo mi piace. Se non sbaglio, ho fatto un'immagine simile tanto tempo fa, qualcosa tipo... Quant'era? 4 mesi fa? Ovvero quella di un tizio che salta nella piscina e qualcuno gli ha fatto una foto letteralmente prima che toccasse l'acqua. E credo che qui abbiano fatto la stessa cosa. Che poi sarò sincero, secondo me la gente non è che fa la foto, ma più che altro prendono il telefono, la fotocamera, ci vanno a mettere lo slow motion e poi si prendono il frame, quello che è più giusto secondo loro, non saprei. Ok, capisco che oggi ci vogliamo abbastanza divertire con la prospettiva e con le cose abbastanza strane. A parte il fatto che non capisco dove inizia il bambino e dove finisce il padre. È tipo una cosa unica e strana, come tutte le altre cose che vi sto facendo vedere praticamente. E se invece ci fosse un plot twist? E se questa fosse veramente la faccia del bambino? Boom! Distrutti! No, ma sarebbe una figata secondo me vedere un bambino con la faccia di un trentenne. Ok, ora che l'ho detto a voce, sinceramente, non mi sembra tanto una figata. È come se un 19enne avesse l'aspetto di un 15enne. Ah, io... Io non... No, ragazzi,
Questa immagine non va bene. Io voglio sapere cosa ha la gente in testa quando fa queste cose. Perché lui già sulla testa ha altro. Quindi dico in testa cosa aveva. Che figata questa! È qualcosa tipo il cane di prima, ma questa volta c'è una signora davanti a lui. È stato fatto troppo bene. Mi ricorda tantissimo l'immagine di una ragazza, se non sbaglio, che si era messa qualcosa tipo così. E dietro di lei c'era il suo amico muscoloso che ha fatto tipo così. E sembrava che era lei che avesse quei muscoli, ma in realtà non era così. Qua invece è stato fatto il contrario, ovvero che il tizio ha la barba. Poi guardate che barba folta, lunga, liscia e bellissima. Se fosse reale, probabilmente Pantene l'avrebbe già sponsorizzato, io lo so. Eh? Ah, oddio! Ragazzi, non avevo capito all'inizio. Cioè, io sarò sincero, stavo cercando nello sfondo magari qualcosa che non andava, oppure boh. E poi ho notato le persone in alto a destra, ed è diventato tutto subito chiaro. Ci sono riusciti veramente bene, eh? Cioè, aspettate, per capire com'è fatto veramente, dovrei fare tipo così? Madonna che brutto. Non voglio neanche sapere cosa stessero pensando le persone che passavano per di là, vedendo questi tre che si mettono in queste posizioni. Lasciamo stare, va? Oddio, questo è disturbante. Che brutto. No ragazzi, è bruttissimo. Sarò sempre con te. Non ce la faccio. Non so neanche come commentarla questa cosa, semplicemente non ha senso. Anzi, al contrario, ha troppo senso. Wow, non ho mai visto una persona con una mano così lunga. Ovviamente sì, lo so che in realtà c'è l'altro giocatore che si è messo così e fa questo effetto come se avesse una mano lunghissima. Ma ve l'immaginate se fosse reale? Pensate a ricevere uno schiaffo da parte sua. Madonna, vi si rigira la testa, diventate un gufo. Forse adesso ho capito come ha fatto il cane di prima. È stato accarezzato da questo giocatore. Cioè, sono troppo bravo ragazzi. Si risolvo tutti i misteri. Ah, questa immagine è letteralmente immancabile. Cioè, io sapevo che l'avrebbero messa. Veramente, ovunque ci siano cose legate alle illusioni ottiche, c'è sempre questa immagine. No, non è la signora che sta volando, ma semplicemente è l'ombra di una bandiera. Anche se effettivamente all'inizio ero confuso anch'io un pochetto su questa cosa. Ma poi ho pensato, sì, ma non vedo l'ombra della signora. E più o meno ho capito tutto. Ovvero, o che la signora è un fantasma, oppure che in realtà quella era l'ombra di qualcos'altro. Oddio, che cosa diamine è questo? Aiuto, qualcuno prende la macchina per favore. Quando si dice guidare da cani. Che figata, ve lo giuro, mi stanno piacendo un sacco queste immagini. Gatto o gelato? Wow, perché il gelato sembra essere un gatto effettivamente? Ho visto fare la stessa cosa con i cani o muffin. Vi giuro che adoro questo tipo di immagini. Quello a sinistra in basso, madonna, sembrava davvero del gelato. La molletta per capelli della mia ragazza mi ha fatto quasi venire un infarto. Effettivamente sì. Io ve lo giuro, certa gente vuole vedere il mondo bruciare. Cioè, ve immaginate, vi appoggiate, vi siedete un attimo, guardate dietro e vi ritrovate questo. A prima vista morite, ecco cosa fate. E per finire, un gabbiano gigante. No, ok, anche qui è un caso di prospettiva. Anzi, non capisco perché si vede meglio la persona nello sfondo piuttosto che l'uccello. Maledetta messa a fuoco, quanto ti odio. Succede anche a me molto spesso nei video, quindi conosco benissimo questa sofferenza. No, ok, quasi quasi, sapete che c'è? Quella non era l'ultima immagine. Ne ho un'altra, che effettivamente vi posso dire che ho perso, perché questa non l'ho capita. Qualcuno ha attaccato con il nastro isolante un pesce su un bancomat. Perché? No, veramente non la sto capendo questa immagine, qualcosa mi puzza qui. Non è il pesce, capiamoci. Finiamo qua perché non mi va di pensarci neanche. Quindi ragazzi, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date una zampata sul mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.